Salve ragazzi, io sono Andri e voi siete benvenuti oppure bentornati tra i miei pensieri. In questo video vi dirò 10 film del 2020 che aspetto di più. Vi informo che questo video non sarà una top, quindi non andrà da quello che aspetto meno a quello che aspetto appunto di più. Sarà solo un elenco di questi 10 film, ovviamente con rispettive date e quello che penso e che mi aspetto del film. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguirmi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione e nel primo commento. Se volete invece supportare il canale, lasciate un like e iscrivetevi se non siete iscritti. Mentre se volete anche voi questa t-shirt che sto indossando oggi, vi informo che potete trovarla anche voi su Pumpling e usando il codice ilpensiero4 avrete il 20% di sconto. Iniziamo! Black Widow. Primo film della fase 4 dell'MCU e prequel che racconterà la storia di Vedova Nera, Natasha Romanoff, che ancora non conosciamo. Il film uscirà prima qui da noi in Italia, il 29 aprile. La prima cosa che mi aspetto da questo film è che, appunto come sta dicendo Kevin Feige in questi giorni, cambierà il futuro dell'MCU e vedremo sotto una nuova luce sia Natasha che Infinity War e Endgame. Quindi spero che questo primo film della fase 4 non mi deluda. Diciamo che questo è quello che aspetto di più tra tutti quelli che vedrete oggi, essendo io grande fan della Marvel. Poi è stato anche detto che ci sarà un cameo di Tony Stark, quindi ancora di più aspetto il film. Vabbè, poi c'è anche David Harbour, che è uno dei miei attori preferiti, e ovviamente c'è anche Scarlett Johansson, che contribuisce di gran lunga nel mio hype per il film. Secondo film che aspetto, Sonic il film, grande fantasia per il titolo, e che uscirà il 13 febbraio 2020. Per il film, nella prima versione di Sonic, non avevo per niente voglia di andarlo a vedere, perché era veramente un obbrobrio quel coso. Sembrava un umano con dei peli blu e non assomigliava per niente a Sonic. Ora che invece è stato cambiato, ho molta più voglia di andarlo a vedere, soprattutto perché ci sarà Jim Carrey nel ruolo di Dr. Eggman e Jim Carrey è nella mia top 3 attori americani preferiti, quindi anche se Sonic alla fine non veniva cambiato del tutto, lo andavo a vedere lo stesso, ma molto meglio così. Terzo film, Dolittle, 30 gennaio 2020. Con l'uscita dei poster, dei trailer e di tutte le cose promozionali per questo film, ho sentito dire a molti miei amici: ma non c'entra niente con quello di Eddie Murphy, ma non c'entrava niente quello di Eddie Murphy con il vero Dolittle. Infatti proprio questo è il vero Dolittle. Quelli con Eddie Murphy, sì, sono bei film, ma non c'entrano niente con il romanzo originale di Dolittle. Il trailer mi è piaciuto. Ci sono molti attori a cui sono interessato in questo film, a partire proprio da Robert Downey Jr., poi anche Tom Holland, Rami Malek e John Cena. Anche lui è diventato attore. Quarto film che aspetto di più in quest'anno, Onward. Film della Disney Pixar, ambientato in un mondo magico con stregoni, unicorni, mostri, draghi e tanto altro, dove troveremo un ragazzo con suo fratello maggiore, doppiati rispettivamente da Tom Holland e Chris Pratt, e che vogliono ritrovare il loro padre usando un bastone magico, che era in proprietà di quest'ultimo. Già dal teaser trailer il film mi aveva altamente attirato. I film d'animazione Disney Pixar mi sono sempre piaciuti, soprattutto quelli recenti, esempio Inside Out, Coco, ma anche altri passati che hanno segnato la mia infanzia, come esempio Cars, Toy Story. Sono veramente curioso per questo Onward perché i film in cui si parla di magia mi piacciono molto, e questo è proprio incentrato sulla magia, anzi credo ci sia proprio anche nel sottotitolo. Sì, ho controllato, è nel sottotitolo. Il film uscirà il 7 marzo 2020 e anche questo è uno di quelli che aspetto di più, assieme a Black Widow. Passiamo a un altro film dell'MCU ed è The Eternals, in uscita nel novembre 2020, non si sa ancora il giorno in Italia. Devo dire che questo è sempre Marvel e quindi lo aspetto lo stesso, ma in questa lista è quello che aspetto di meno. Da quel che sembra nelle possibili trame o comunque nelle foto dal set, sembra che nel film saranno presenti diverse ambientazioni temporali e queste cose un po' mi piacciono, però ho sentito dire che nel film l'ambientazione principale sarà un'ambientazione medievale o comunque cavalleresca e queste ambientazioni non mi piacciono così tanto. Infatti non mi piace Game of Thrones, non mi uccidete per favore, o comunque le altre storie in cui ci sono questi scenari, quindi speriamo non mi deluda The Eternals. Ovviamente lo andrò lo stesso a vedere, fan Marvel non delude. Altro film che aspetto, Soul, un altro della Disney Pixar. Finora di questo film è uscito veramente ben poco, è uscito mi pare un teaser trailer e mi ha attirato tantissimo e il design mi piace veramente tanto perché appunto sembra quello di Inside Out e diciamo il concetto è sempre quello, stavolta non sono le emozioni ma sono le anime. Da quel che ho capito il film ci farà vedere cosa siamo prima di diventare umani e quindi le nostre anime prima di nascere in carne e ossa e la storia potrebbe essere granché bella. Come ho già detto i film Pixar mi piacciono comunque. Soul uscirà in estate 2020, non si sa ancora il mese. Altro film, Free Guy,
in uscita il 2 luglio 2020. Che dire, questo film dal trailer sembra una bomba. Ovviamente c'è Ryan Reynolds, che è anche lui nella top 3 attori preferiti. E che dire, nel trailer vediamo riferimenti a Fortnite, GTA e altri giochi sparatutto. E questa storia di vedere un personaggio comparsa in un videogioco che prende l'iniziativa di diventare un giocatore stesso mi intriga molto. Nel trailer non mancano le battute subliminali in stile Ryan Reynolds, e questo è un altro film che aspetto di più. Non vedo l'ora di vedere un altro trailer per capirne di più della storia. Terz'ultimo film di questa lista, Odio l'estate, film di Aldo, Giovanni e Giacomo, in uscita il 30 gennaio 2020, quindi fra poco, assieme a Dolittle. Gli ultimi film di Aldo, Giovanni e Giacomo a molte persone non sono piaciuti. Sinceramente alcuni li ho visti quando ero più piccolo e quindi quella comicità era apposta per quella mia età. Questo vuol dire che alcuni mi sono piaciuti, ad esempio La banda dei Babbi Natali e Il Cosmo sul Comò. Riguardandoli ora, sinceramente non è che siano i miei preferiti, Fuga da Remo Park non ne parliamo proprio, e spero che con questo Odio l'estate Aldo, Giovanni e Giacomo ritorneranno loro in Tre uomini e una gamba, Così è la vita o Al, Johnny e Jack, che assieme a Così è la vita è uno dei miei preferiti. Penultimo film della lista, Godzilla vs Kong, novembre 2020. Non sappiamo veramente niente di questo film, a parte appunto il possibile mese d'uscita, se non lo rimandano un'altra volta. Questo sarà il quarto film del Monsterverse, iniziato con Godzilla, di cui ho preso il Blu-ray l'altro giorno e mi è costato veramente poco, vi lascio il link nella descrizione, continuato poi con Kong Skull Island e il recente film Godzilla King of the Monster, che ancora, dal video in cui ho parlato di Godzilla vs Kong, devo vedere. Non ho avuto veramente il tempo materiale di poterlo ancora guardare, ma tranquilli, prima dell'uscita di Godzilla vs Kong lo recupererò sicuro, anche perché gli altri due mi sono piaciuti. E niente, comunque di questo film, come ho già detto, non sappiamo tanto. Quello che sappiamo ve l'ho già detto in un altro video, e quindi andate a guardare quello, vi lascio il link giù nella descrizione. Ultimo film che aspetto, I Croods 2. Che uscirà il 23 dicembre 2020. Vi devo raccontare una storia che potrebbe sembrare molto strana a voi. Beh, il prequel, intitolato I Croods, è stato il primo film che ho visto coscientemente al cinema. Eh già, cosa vuol dire? Ora vi spiego. In realtà prima dei Croods, nel 2013, e avevo 8-9 anni, ero già andato al cinema. Infatti i miei genitori, quando uscì, mi portarono a vedere Shrek 3. Beh, ma non è stata una bella esperienza né per i miei genitori e né per tutte le persone che erano in sala. E questo mi dispiace con tutto il cuore. Quindi, se tra di voi che state guardando questo video c'è qualcuno che nel 2007 è andato a vedere Shrek 3 e un bambino ha rotto le scatole dal primo minuto all'ultimo secondo, mi dispiace. Quindi dopo questa esperienza i miei genitori non mi hanno più portato al cinema fino agli 8-9 anni, e in realtà mi potevano anche portare prima. Comunque, ritornando a parlare dei Croods, il film mi è piaciuto, di quel che ne ricordo, anche se in realtà poi quando l'hanno dato in televisione mi è piaciuto ancora di più, perché appunto ero ancora più cresciuto. Quindi aspetto i Croods 2 per vedere come continuerà la storia di questi cavernicoli. Sinceramente la serie che stanno facendo in questi giorni su The Kids o Super non mi piace per niente, non c'entra nulla con il film originale. Inoltre nel film i Croods, e spero anche in questo i Croods 2, è presente come doppiatore proprio Ryan Reynolds. E ragazzi, questi sono i 10 film che aspetto di più nel 2020. Fatemi sapere quali sono i vostri qui sotto con un commento, e soprattutto fatemi sapere quali di questi film aspettate anche voi. Il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione, assieme al link di Pumpling per acquistare questa fantastica t-shirt, mi raccomando codice il pensiero 4 per il 20% di sconto. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale Andri Pazze Chiude. Ciao!